Forse non tutti sanno che i panettoni e i pandori di solito hanno una scadenza che va fino a Pasqua. Quindi, insomma, si ha tempo per preparare un bel tiramisù con il pandoro. Pandoro o panettone, se magari ve ne è avanzato, crema pasticcera e frutta. Questi sono gli ingredienti che vado ad usare. Per frutta ho scelto le fragole e il kiwi. Tagliamo delle fette, in questo caso le taglia Rick, lascio sempre fare a lui questi compiti perché lui è molto preciso, ormai insomma lo sapete a memoria. Poi il tiramisù che ho preparato io è una dose per circa 5-6 persone. Però vi svelo che l'abbiamo mangiato tutto noi. Magari ci è durato un paio di giorni, poi Rick l'ha condiviso sul lavoro. Insomma, ecco, è stato un gran successo, devo dire la verità. Quindi provate a farlo anche voi. Disponiamo bene tutte quante le fette e poi preparate una bagna. Nel mio caso, invece, ho usato un liquore che abbiamo in precedenza preparato, ovvero il fragolino. Se non avete visto il video di questo liquore, ve lo lascerò su nelle schede. Questo è il primo strato. Una volta messo appunto la bagna, in questo caso il liquore, mettiamo la crema pasticcera. Noi abbiamo usato quella industriale, quella già preparata. Comunque, se siete delle brave pasticcere, delle brave cuoche che si dilettano soprattutto in pasticceria, provate a farla anche voi. Spalmiamo bene la crema pasticcera su tutto lo strato. Iniziamo anche a disporre la frutta. Potete metterla tutta quanta insieme oppure fare anche qui uno strato di un tipo di frutta, uno strato di un'altra. Rick ha scelto questa versione. Il primo strato sarà con le fragole, poi il secondo con il kiwi. Quindi fragole, di nuovo mettiamo appunto il pandoro, le fette di pandoro. Di nuovo la bagna, di nuovo la crema pasticcera. Questi sono gli step che andremo a seguire. Mettiamo adesso insieme kiwi e fragole. Questo sarà l'ultimo step. Non è la prima volta che noi proviamo a fare un tiramisù usando il pandoro, però in tempi precedenti non avevamo ancora il canale, quindi non l'abbiamo proposto. Eccolo qua, guardate quanto è alta, quanto è soprattutto morbido e gustoso questo bel tiramisù. Tiramisù con pandoro, frutta e crema pasticcera. Questa era la proposta di oggi del canale I Bijou di Rick and Mary. Se hai apprezzato, lasciaci un like e se non sei ancora iscritto, allora fallo subito. In questo modo staremo in stretto contatto, noi e voi, nel magico mondo dei Bijou di Rick and Mary.